D'estate bisogna bere tanto, bisogna bere tanta acqua, bisogna idratarsi molto, questo lo sappiamo tutti. Però oltre all'acqua c'è molto di più e quindi oggi vi voglio portare tante belle ricettine per crearsi dei drink estivi super rinfrescanti e super piacevoli da bere durante le giornate più calde. Vi servirà soltanto un buon frullatore e seguire le mie indicazioni, quindi restate con me perché oggi vediamo 11 drink rinfrescanti da preparare in casa per l'estate. Ciao, sono Eco Vegan Mama, ma puoi chiamarmi Sara. Su questo canale trattiamo un sacco di argomenti interessanti. Parliamo di ecominimalismo, di sostenibilità, di cucina vegetale e anche di aspetti legati alla maternità. Sono tutti temi che mi appassionano un sacco e che amo tantissimo condividere con voi. In particolare oggi siamo in cucina, prepariamo delle ricettine, ma non da mangiare. Oggi ci occupiamo di bere. Beviamo delle cose super fresche, super golose, perfette per la stagione estiva. E ho pensato di fare questo video per due motivi principali. Il primo è ovvio, basta guardare un qualsiasi telegiornale estivo per sapere che bisogna bere tanto quando fa molto caldo. Idratarsi è importante e non sempre bere l'acqua può essere la cosa che più ci fa venire voglia di bere molto durante la giornata. Quindi avere anche qualche alternativa, qualche cosa di un po' più gustoso da bere oltre all'acqua può essere assolutamente una buona idea. Ma se un po' mi conoscete e conoscete la mia filosofia di vita, saprete che non vi consiglierei mai di comprare bevande confezionate a go-go per tutta l'estate. Ovviamente facciamo una volta ogni tanto, non c'è niente di male, ma se lo dobbiamo fare tutti i giorni comincia a diventare un problema, soprattutto in termini di sostenibilità, perché se compriamo bevande confezionate vuol dire nel 99% dei casi comprare bottiglie di plastica usa e getta. Se invece i nostri drink ce li prepariamo in casa, possiamo farlo sprecando molto meno packaging, creando molti meno rifiuti. Quindi via all'autoproduzione, cominciamo subito con la prima ricettina dei miei drink freschi per quest'estate. Cominciamo con le basi e quindi facciamo una bella acqua aromatizzata. Questa è una secondo me delle più fresche in assoluto. Se non l'avete mai provata e vi fa un po' storcere il naso il primo ingrediente, fidatevi di me, dategli una chance. Secondo me è deliziosa ed è l'acqua aromatizzata al cetriolo e menta. Super semplice da fare, vi serve soltanto un cetriolo, un litro e mezzo d'acqua e 5-6 foglioline di menta fresca. Il mio consiglio è quello di preparare questa bevanda la sera prima rispetto a quando volete consumarla, perché essendo un'infusione a freddo, se può stare in infusione 12 ore è sicuramente la cosa migliore. Comincia a prendere sapore già dopo un'oretta, però fidatevi, il giorno prima molto molto meglio. Sbucciate il cetriolo in modo che il sapore possa uscire perfettamente, poi tagliatelo a tocchetti o a fettine come preferite, mettetelo in una caraffa insieme alle foglioline di menta, ovviamente lavate, aggiungete l'acqua e mettete in frigorifero. Lasciate decantare e poi gustatela il giorno dopo. Io trovo quest'acqua aromatizzata veramente fresca e dissetante. Oltretutto è una bevanda né dolce né dolcificata, quindi possiamo assolutamente pensare di consumarla tutti i giorni. Questa è anche un'opzione che potreste utilizzare per la borraccia, quindi se avete l'abitudine di portarvi dietro una borraccia durante la giornata e vi stufa bere sempre l'acqua, potete pensare anche di fare già la borraccia con al suo interno cetriolo e menta, lasciarla in frigorifero e berla durante l'arco della giornata il giorno seguente. Una volta finito di bere la vostra acqua, potrete utilizzare il fondo di cetriolo e menta per esempio per realizzare una salsa tzatziki, frullandoli insieme ad lo yogurt, sale, limone e aglio. Il mio secondo consiglio per una bevanda rinfrescante per l'estate è un altro grande classico da fare in casa. Ho pensato se inserirlo o no nella lista perché era un po' basic, però magari c'è anche qualcuno che in casa non l'ha mai preparato. Quindi prepariamo un interramontabile tè freddo alla pesca. Ci serviranno da 2 a 4 bustine di tè nero a seconda di quanto lo volete intenso, un litro e mezzo d'acqua, due pesche molto 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 mature. Questa è anche una buona idea di riciclo se avete delle pesche che sono andate un pochettino oltre il livello perfetto di maturazione, per questa ricetta vanno bene e le potete sfruttare. E poi qui vi consiglio di dolcificare in qualche modo. Scegliete voi il dolcificante che preferite, zucchero, sciroppo d'agave, sciroppo di riso,
zucchero di qualsiasi tipo, dolcificante di qualsiasi tipo, quello che preferite. Se vi piace anche non zuccherato, non c'è problema, questo rimane a voi. Andiamo a scaldare l'acqua, dopodiché mettiamo in infusione il tè, lo lasciamo in infusione per 5 minuti, non c'è bisogno di più tempo. Togliamo le bustine, aggiungiamo le pesche, lo zucchero, mettiamo in una caraffa, lasciamo andare a temperatura ambiente, dopodiché mettiamo in frigo a raffreddare. Quando sarà completamente freddo, sarà già pronto da bere. E questo secondo me è perfetto da preparare quando abbiamo in programma qualche cosa, che sia, non so, un pomeriggio in piscina, un picnic, vengono degli amici a trovarci, perché non far trovare una bella caraffa di tè freddo fatto in casa? Quindi con ingredienti genuini che conosciamo, controlliamo lo zucchero, gli zuccheri che vogliamo o non vogliamo metterci dentro e soprattutto non utilizziamo le famigerate bottiglie di plastica usa e getta. Mi raccomando, se avete bambini, se lo devono bere anche i bambini, prendete un tè deteinato. La mia terza idea per un drink super rinfrescante per l'estate è forse la mia preferita di tutto questo video ed è un drink all'anguria e lime. Super semplice da fare. Prendete la vostra anguria, se è un'anguria piccola la usate tutta, se è un'anguria gigante ne usiamo metà. La pulite, quindi togliete tutta la buccia, la tagliate a cubetti, mettete tutto all'interno del frullatore. Dopodiché aggiungete il succo di un lime, va bene anche il succo di mezzo limone, però il lime è più aromatico. Dopodiché lascio sempre a voi la scelta se dolcificare o non dolcificare, questo dipende anche da quanto era buona l'anguria che state usando. Se era un'anguria top, dolcissima, sicuramente non serve aggiungere altro. Se invece era un'anguria un po', magari un cucchiaio di zucchero rende il drink più piacevole. Frulliamo il tutto e poi, fondamentale, andiamo a filtrare quello che abbiamo ottenuto per togliere sia i semi che sono rimasti all'interno del frullatore che l'eccesso di polpa dell'anguria e quindi rendere la bevanda super dissetante e piacevole da bere. La possiamo filtrare con un colino a maglie molto strette oppure usare direttamente un panno pulito, un canovaccio. Avrete notato che non vi ho fatto aggiungere acqua, questo perché vi consiglio di servirlo in un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio, così sarà super super fresco e il pochettino di acqua lo aggiungeremo con il ghiaccio che si scioglie. Quindi avremo un drink perfettamente bilanciato. Come vi ho fatto vedere anche in uno short qualche tempo fa, con l'anguria si può fare anche un'ottima granita, tagliandola a cubetti, mettendola in congelatore e poi frullandola da congelata. In questo caso potreste invece farlo con la polpa dell'anguria che vi avanza dopo averne estratto il succo. Quindi potete congelare la polpa che vi è rimasta all'interno del colino o del canovaccio e una volta ghiacciata ripassarla nel frullatore in modo da ottenere una granita. Quarto drink che personalmente non smetterei mai di bere durante l'estate è un'altra idea semplicissima, veramente basic, però come vi ho detto in questo video ho cercato di alternare cose più semplici che magari avete già fatto, però magari qualcuno no, e cose invece un pochettino più fantasiose e creative che spero scoprirete con questo video e vi ispireranno magari a fare qualche nuova ricetta fantasiosa e a sperimentare. Qui torniamo sul basico, prepariamoci una buona limonata fatta in casa. Perché la inserisco nel video? Perché comunque vedo che la limonata la vendono anche confezionata, quindi se la vendono confezionata vuol dire che non tutti la fanno in casa, perché c'è qualcuno che se la compra confezionata. Invece no, facciamola in casa, prendiamo semplicemente dei limoni, qui non ci vuole veramente niente di più. Indicativamente 4 limoni, li spremiamo bene, aggiungiamo il solito litro, litro e mezzo di acqua. Se vogliamo dargli un twist in più, aggiungiamo anche delle fettine di zenzero fresche. Secondo me lo zenzero con il limone è un abbinamento delizioso e freschissimo. Lo zenzero ha anche un sacco di benefici, quindi perché non consumarlo anche in questo modo? È super rinfrescante, ottimo per l'estate e darà quel twist in più alla vostra limonata. Io vi consiglio spassionatamente di dolcificarla perché secondo me la limonata senza zucchero è un po' una punizione, mentre invece dolcificata è veramente buonissima. Come al solito dolcificatela con quello che più vi piace, zucchero, sciroppo, come preferite voi. Conservatela tranquillamente in frigorifero per 2-3 giorni, mi raccomando in una caraffa di vetro e gustatevene un bicchiere nelle ore più calde per rinfrescarvi.
La mia quinta idea per un drink super fresco da preparare quest'estate è un mocktail. Sapete che cosa sono i mocktail? Un mocktail è un cocktail non alcolico, spesso la versione analcolica di un cocktail famoso. E sapevate che questo termine si utilizza anche per indicare alcuni piatti vegetali che imitano dei piatti tradizionalmente onnivori, utilizzando proprio la parola mock. Per esempio, si usa chiamare mock meat la finta carne. È un termine che io ho visto utilizzato soprattutto nella cucina asiatica. Sicuramente non, anzi, sicuramente non lo so. Probabilmente non è molto popolare in Italia perché ammetto che non mi è mai capitato in Italia, ma nel resto dei paesi del mondo dove mi è capitato di andare in ristoranti asiatici, principalmente ristoranti cinesi, ho visto quasi sempre presente nel menù qualche piatto a base di mock meat, quindi o di seitan o di carne fatta a partire dalla soia, con cui si andavano a ricreare i classici piatti della cucina cinese, però in versione vegetale, vegana. Voi avevate mai sentito il termine mock meat? Sapevate che mocktail, mock meat avevano questo significato? Ditemelo qui sotto nei commenti, ma adesso andiamo a preparare il nostro mocktail, e cioè un mojito analcolico. Per ricrearlo facciamo esattamente quello che faremmo per fare un mojito classico, e cioè in un bicchiere o direttamente nella caraffa se vogliamo fare tutte le porzioni, andiamo a mettere 3 lime tagliati in quarti, ovviamente dopo averli ben lavati, la buccia deve essere pulita, oppure mezzo lime per ogni bicchiere, 2 cucchiai di zucchero oppure un cucchiaino per ogni bicchiere e una manciata di foglie di menta oppure qualche fogliolina per ogni bicchiere. Dopodiché andiamo a schiacciare tutto insieme il lime, lo zucchero e la menta. Questo si può fare tranquillamente con un cucchiaio se non avete un pestello in casa. E poi aggiungiamo acqua frizzante e ghiaccio. Avrete ottenuto un drink buonissimo da bere e che vi tirerà anche un pochettino su nelle ore più calde, dato lo zucchero. Ovviamente questa non è una cosa che berremo tutto il giorno, tutti i giorni, ma è sicuramente un'alternativa carina e divertente ai cocktail, perfetta per qualsiasi occasione speciale durante l'estate. Per la mia idea numero 6, andiamo questa volta a preparare uno smoothie. Ho voluto fare un po' un mix in questo video, adesso vedrete che ci sarà anche qualche idea per fare dei frullati, che sono comunque un ottimo modo per mantenersi idratati durante l'estate e anche magari per fare una merenda che sia nutriente ma comunque fresca, quando magari grazie al caldo non abbiamo tanta voglia di mangiare. Per rimanere in tema estivo, perché non preparare un bello smoothie tropicale? Per fare questo utilizziamo della frutta tropicale. A seconda di dove vivete, potrebbe essere accessibile oppure no, potreste avere la versione fresca disponibile. Nel sud Italia ormai si coltivano diversi tipi di frutti tropicali, potreste avere la versione surgelata, potreste non averne accesso o non avere accesso a una fonte sostenibile di questi frutti. In questo caso semplicemente ignorate la ricetta. Io ovviamente quando registro questi video io non posso sapere dove vive chi li sta guardando, quindi chiaramente cercate di adattare i miei consigli e le mie proposte a quelle che sono le vostre esigenze e condizioni specifiche. Ma comunque, per preparare questo smoothie tropicale abbiamo bisogno di ananas, mango e banana, oltre a del latte di cocco. In questo caso, rispetto ad altre volte in cui vi ho chiesto di usare il latte di cocco nei miei video, in questo caso abbiamo bisogno del latte di cocco da bere o acqua di cocco. Anche con l'acqua di cocco si potrebbe fare questo smoothie e ottenere un ottimo risultato. Quello che dovete fare è semplicemente aggiungere la frutta più o meno in parti uguali nel frullatore. Se l'avete prima congelata o se l'avete già comprata congelata, meglio, perché in questo modo lo smoothie sarà super super fresco e anche la consistenza sarà perfetta. Aggiungete il latte di cocco o l'acqua di cocco e frullate fino ad ottenere una consistenza completamente omogenea. A me questo smoothie fa impazzire, sarà perché secondo me personalmente il mango è il frutto più buono mai creato dalla natura, quindi per il mio gusto è proprio delizioso. Se avete la possibilità, vi consiglio di provare a farlo.
Per il mio consiglio numero 7 andiamo a preparare una bevanda ispirata a un classico della cucina indiana. Quindi andiamo a preparare un lassi di albicocche. Se avete mai mangiato in un ristorante indiano e amate questo tipo di cucina, saprete sicuramente cos'è il lassi. Ma se come me siete vegani, probabilmente non ne bevete mai uno nei ristoranti indiani, perché è una bevanda a base di yogurt. Ma noi possiamo in casa fare la stessa preparazione utilizzando uno yogurt vegetale. Perché il lassi è così famoso nella cucina indiana? Perché è la bevanda migliore per risolvere gli inconvenienti dati da una cucina estremamente piccante. Quindi, se mangiate qualcosa di molto 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 piccante, in realtà bere acqua non è che vi dia tutto questo sollievo, o comunque ne dovete bere tantissima per sciacquare e togliere la sensazione di bruciore data dal piccante. Se invece bevete una bevanda a base di yogurt, la sensazione di piccante svanisce immediatamente e la bocca smette di bruciare. Per questo è usanza bere il lassi quando si mangia indiano, però come vi ripeto, io essendo vegana, per esempio, non lo prendo quando vado a mangiare al ristorante indiano, ma me lo posso fare a casa. È semplicissimo. Ci serve lo yogurt, io utilizzo Ci serve lo yogurt, io utilizzo yogurt di soia bianco al naturale. Latte di soia per ottenere una consistenza perfetta, non esageratamente densa. E poi 3 o 4 albicocche molto molto mature, mi raccomando. Altrimenti sapete che l'albicocca mi rimane un po' asprigna e la bevanda finale non sarà poi così piacevole. Se invece le albicocche sono molto mature è delizioso. E poi il tocco che gli dà effettivamente poi quel gusto, quel sapore orientale, che è il cardamomo. Andiamo a mettere due vasetti di yogurt nel frullatore, poi un vasetto lo riempiamo con il latte di soia usandolo come misurino e lo aggiungiamo al frullatore. Le albicocche lavate e private del nocciolo e poi la punta di un cucchiaino di cardamomo se ce l'avete macinato. Se invece ce l'avete intero, mettete la parte interna di due semini di cardamomo che vanno schiacciati con il coltello oppure incisi, aperti, e all'interno ci sono dei semini neri. Quella è la parte aromatica che si utilizza, invece la buccia poi si butta via. Frullate il tutto e godetevi questa delizia. Poi ditemi nei commenti se l'avrete provato, cosa ne pensate. A me piace tantissimo e io, grande fan del cardamomo, che amo da morire, una delle mie spezie preferite in assoluto. Al numero 8, perché non ci prepariamo una bella granita mangia e bevi al caffè? Super semplice da preparare. Qui vi basta preparare un buon caffè, allungarlo con un po' d'acqua, zuccherarlo a piacere. Quello che dovete ottenere è un po' come se fosse un caffè americano, quindi un caffè gustoso ma non eccessivamente intenso e denso, per cui allunghiamolo con l'acqua, zuccheriamolo come preferiamo e poi mettiamolo in congelatore. Vi do due alternative per preparare questa granita. La prima è quella di metterlo in un contenitore unico, un recipiente, e poi sgranarlo con la forchetta, rimescolarlo ogni oretta circa. In questo modo creerete la granita a mano, perché mano a mano che si andrà congelando e cristallizzando, smuoverete con la forchetta andando proprio a creare la granita. E quando sarà diventato semisolido sarà perfetto, pronto da mangiare. Ovviamente per fare questo procedimento c'è bisogno di un po' di tempo e soprattutto bisogna starci dietro e essere lì ogni ora per rimescolare. Se volete una versione più express, più facile, vi consiglio di congelare il vostro caffè in un contenitore per ghiaccio, quindi farne dei cubetti, e poi tritare i cubetti con il frullatore. Anche in questo modo andrete a creare una granita stupenda. Ovviamente si può ottenere lo stesso effetto anche con il caffè decaffeinato, se non amate bere il caffè. L'importante in questo caso è il gusto. E non so se siete d'accordo con me, però la granita è proprio una cosa che fa estate da morire, quindi potersela fare in casa è fantastico. Se poi avete scelto l'opzione numero 2, è anche veramente bello avere dei cubetti di caffè
caffè ghiacciato in freezer, perché vuol dire anche potersi fare un caffè freddo in qualsiasi momento senza dover fare il caffè caldo prima. Visto che abbiamo parlato di caffè, vi do anche un'opzione simile tè, altra cosa che io amo veramente tanto, e cioè possiamo prepararci un ice matcha latte, quindi un tè matcha freddo con il latte, buonissimo. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. So che qui andiamo un pochettino a gusti, perché il matcha c'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Io personalmente lo venero, mi piace da matti, però so che c'è chi ritiene che sappia di prato tagliato, e non ha tutti i torti. È vero che ha un retrogusto di prato tagliato, però a me piace. Se anche a voi piace, potete prepararvelo anche d'estate in una versione fredda. Quello che faccio io personalmente è shakerarlo, perché non andandolo a sciogliere in acqua calda è un pochettino più difficile scioglierlo bene, quindi vi consiglio di shakerarlo o addirittura di farlo direttamente nel frullatore. Quello che faremo sarà semplicemente sciogliere il tè matcha, che a differenza del tè che siamo più abituati ad utilizzare, non è in bustine ma è in polvere, quindi è una polvere che va sciolta in un liquido. Lo sciogliete direttamente nel latte. Se non lo fate nel frullatore, vi consiglio di mettere prima poco latte, shakerare bene, e poi quando si è completamente dissolto aggiungere il resto del latte. Dolcificate come più vi piace. Personalmente io nel matcha amo lo sciroppo d'agave, e poi aggiungete ghiaccio ghiacciato freddo freddo freddo. Questo è super buono, e secondo me questo è anche un'ottima idea per la colazione. Se in questo periodo preferite bere qualcosa di fresco a colazione, l'ice matcha potrebbe essere la vostra soluzione. Idea numero 10, questa piacerà da matti ai bambini, che impazziranno se gli proporrete un frullato ai mirtilli per merenda, perché questo frullato è semplice, delizioso e di un colore spaziale. Semplice semplice, mezzo litro di latte vegetale, scegliete quello che preferite, per questo frullato vanno bene tutti. Una banana, meglio se molto matura e congelata, e da 100 a 200 grammi di mirtilli. Andremo semplicemente a frullare tutto quanto fino ad ottenere una consistenza omogenea e un colore stupendo, per poi servire per adulti e bambini. Se mi conoscete saprete che nel mio freezer le banane congelate non mancano mai, e vi consiglio assolutamente di fare la stessa cosa. Questo perché è anche un grande consiglio antispreco e di risparmio, nel senso che potrete sia mettere in congelatore le banane che avete a casa, che sono diventate magari troppo mature, ma anche approfittare delle offerte che spesso si trovano sia al mercato che al supermercato, della frutta troppo matura in sconto. Soprattutto con le banane capita spesso, principalmente poi d'estate quando fa caldo e le banane maturano in un secondo, che si trovino cassette di frutta scontata. Le banane super mature sono perfette per fare frullati, per fare le smoothie bowl, per fare i gelati di sola frutta. Su quelli ho fatto un video poche settimane fa, ve lo lascio linkato così potete andare a riguardarlo. E io semplicemente ho costantemente un contenitore per le banane nel congelatore, in cui metto mano a mano le banane che o compro scontate al supermercato oppure mi maturano troppo in casa. In questo modo non le butto mai via e risparmio spesso anche nell'acquisto. Ultimo consiglio per questo video, siamo arrivati all'idea numero 11 per un drink freschissimo da fare in casa per l'estate, e cioè il latte di semi di melone. Non è estate senza anguria e melone in casa, si consumano molto spesso, e soprattutto il melone quando si pulisce cosa si fa? Si taglia a metà, si tolgono tutti i semi, si butta via tutto e poi si mangia il melone. Invece con i semi in realtà si possono fare più di una cosa, ma quello che vi consiglio di provare a fare oggi è il latte di semi di melone. Quello che dovrete fare è pulire il melone come vostro solito, ma mettere tutto quello che scavate dall'interno, quindi tutti i semi, all'interno di un colino. Dopodiché li sciacquerete sotto l'acqua cercando di pulirli dalla polpa del melone, anche se in realtà questo passaggio può essere evitato se volete una bevanda con un gusto di melone più intenso. Quello che vi consiglio di fare è provare a fare in entrambi i modi per vedere come vi piace di più. E poi mettere ciò che avete ottenuto nel frullatore insieme con un litro d'acqua, quindi più o meno il contenuto di
un melone, i semi di un melone per 1 litro d'acqua, che anche in questo caso vi consiglio di aggiungere poco a poco, quindi iniziate mettendo 200-300 ml, cominciate a frullare, in questo modo i semi si frulleranno perfettamente e poi aggiungete il resto dell'acqua e continuate a frullare. Quando tutta l'acqua sarà diventata lattiginosa, potrete filtrare ciò che avete ottenuto, anche qui con un colino a maglie molto molto strette oppure direttamente con un panno. Avrete ottenuto un latte vegetale fatto in casa, freschissimo da bere così com'è, con il ghiaccio oppure anche da utilizzare come base per esempio realizzare dei frullati. Questa è una ricetta antispreco che vi consiglio di provare e soprattutto poi di venire a raccontarmi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, come l'avete trovato, se lo rifarete o se invece magari lo conoscevate già. Con questo si concludono i miei consigli per delle bevande freschissime da preparare in casa per quest'estate. Spero che stiate passando tutti un'estate meravigliosa, sia che siate in vacanza, sia che non lo siate, sia che le abbiate già fatte, sia che le dobbiate ancora fare. Vi ricordo che noi ci vediamo tutti i giorni su tutte le mie piattaforme social, mentre qui su YouTube con un nuovo video ogni giovedì alle 12. Ciao ciao!